Un saluto a tutti, io sono Natron e bentornati sul mio canale. Appunto, ci eravamo lasciati con qua Super Metroid che bisognava esplorare qua sopra. E già, esatto, non si può ammazzare, però mi dà noia. Quanta gente! Te non crepi, no? Però te col missile, sì, muori, ci muori, però te, ragazzi. Ah, questi sicuramente moriranno con il super missile. Il problema è che ho paura che questo super missile mi possa servire ad aprire altre porte. Che cavolo c'è? Quello abbiamo già esplorato. Ah, guarda da dove siamo. Vabbè, almeno abbiamo aperto un passaggio, una scorciatoia. Di solito quelli quando sono aperti rimangono aperti per sempre, quindi non c'è pericolo che, appunto, che si possa richiudere, ad esempio. Allora, c'è questo affarino. Ok. Magari non cascare nella lava. Madonna, Samus, mi fai prendere certi spaventi che te non immagini nemmeno. Cazzo, c'è il boss qui! Cavolo! E questo è il secondo boss, ragazzi. Il secondo boss di questa zona. Qual è l'obiettivo di questo scontro? L'obiettivo è quello di colpirlo per farlo indietreggiare. Ok? E buttarlo nel fuoco. Ecco perché giustamente lui si incavola, spara e spara tre colpi d'avvertimento però. Qua. Non è facile perché perché ci sono questi. Oh, tutto ne abbiamo tanti. E poi avanza, vedete, è un po' un fango. E l'obiettivo è quello di farlo retrocedere fino a che non bastardo. Bastardo. No, non ho più. Ah, però con questo. Sì. 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 Tre. Sì. 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 Sì, vai indietro. Vai indietro, vai indietro. No, 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 no. Ah. Non venire avanti, però, bastardo. Bastardo. Oh! È morto! Ce l'ho fatta, davvero? Ah no, non è morto, mi sa! Sì! Ah! Allora, questo era, se non sbaglio, il secondo boss. Io ero arrivato qua, cioè avevo battuto questo, ero andato un po' avanti a esplorare, però poi basta. Non avevo fatto altro. A sorpresa, poi, io non me l'aspettavo che qua c'era il boss, almeno credo che sia il boss. Se non sbaglio, eh. Poi vado a informarmi, ma dovrebbe essere il boss. E qua non ci si può andare. Quindi bisogna andare per forza di qua. Che succede? Cos'è? Perché? Ah no, eccolo l'altro. Di nuovo, questo forse è l'altro. È la seconda.
parte. No, era il boss questo, ragazzi. Questo era il boss. Appunto che l'abbiamo sconfitto. A sorpresa, poi non me l'aspettavo proprio che... Cioè, iniziare l'episodio sconfiggendo praticamente il boss. Non ho neanche fatto partire il tempo, ma... Lasciamo stare che è meglio. Allora. Qua. E attenzione. Ok, piace un po' di energia. Là c'è una cosa che bisogna accedere. È enorme sto posto, ragazzi. È veramente enorme. Ecco, da questo momento in poi io non so altro. Io non so dove bisogna andare a trovare gli altri boss. Non so praticamente nulla. E lo scopriremo insieme. È il bello. Oh, il salvataggio, meno male. E il bello del gioco è anche questo, appunto, che scopriremo insieme piano piano, man mano, appunto, le varie cose. E completeremo il gioco. Ne abbiamo ammazzati due per ora di boss. E che si fa? Si va in alto. No, però va in basso sta affarino qua. Ah, forse questa serve più che altro per... infatti. Però se faccio così... No, non ci arriverò mai. Nemmeno a fare così, no. No. Andiamo in basso. Vediamo cosa c'è. Oh, mamma mia. Sono un po' corto di munizioni, Cazzo, qui bisogna correre praticamente. Eh sì, va a sprecare delle altre munizioni. Porca puttana. Affancuffia. Sì. Per il potenziamento. Per il potenziamento che comunque ci fa comodo, perché non è che, anzi, come appunto vi ho detto, tutti i vari potenziamenti presenti in questo... Fantastico quello che è appena successo. In questo gioco sono di vitale importanza. Perché potenziano ovviamente il nostro personaggio, la nostra Samus, e quindi sono importanti per riuscire. Dove stiamo andando? Stiamo andando in fondo, non so nemmeno io dove. Allora, qui che c'è? Qua mi ricordo che c'era tipo qualcosa, no? Questi si dovevano distruggere, mi sembra, con la corsa. No, con le bombe, per davvero. Allora, facciamo così. A questo punto. E però c'erano anche loro che rompevano le scatole. No, la bomba! Ah, qui... Qui me lo ricordo com'era. Qui era... che bisognava prendere la corsa... Bisognava distruggerlo, se non sbaglio, questo affare qua, Perché ci serve la corsa per andare dall'altra parte. Infatti. Per saltare e andare dall'altra parte. Quindi bisogna fare una cosa... di questo tipo, andare di qua, che vabbè, andiamo, ma siamo qua tanto. Oh, ecco il potenziamento. Oh, eccolo il rampino, il grappling beam. Poi torna tutto indietro, poi ando a fare le varie cose. Com'è che funzionava? Tipo era una cosa simile. No, bisognava tenere premuto, non mi ricordo. Poi non ho nemmeno letto io, quindi. Che furbo, Che sì. E poi lo rilasciavi. No, sì, però non.
Non mi ricordo se devi dondolare o cosa. Sì. E poi. Non è che salti. Ti sgondoli, ti sganci, quindi fai il, tra virgolette, il salto. Così. Ovviamente metterò subito alla prova il gioco. Male se non sali così, però Samus mi tira. Cazzo. A parte non c'è bisogno, devo andare da sé. Vedete? Bene, 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 bene. Aiuto! Ah, e qua bisogna. Sì, magari è un po' scomodo selezionarlo, però è molto utile, veramente molto utile. Qua c'è arrivato. Eccolo qua. Quindi qui di nuovo, uno, due e via. Bisogna utilizzare questo, mi sa, infatti. Sprechiamo i super misteri, tanto ne abbiamo veramente in abbondanza. Però bisogna, beh, bisogna esplorare tutto là sotto, vedete. Non abbiamo esplorato nulla di là. Quindi bisogna tornarci, Per salto ovviamente non ce ne frega nulla. Allora rompo le scatole. Dai, che palle! Vabbè, se c'è, vaffanculo, avete rotto le palle tutti. Ecco. Così imparate a darmi fastidio. Ah, qui bisogna saltare qui così, sperando di indovinarlo, indovinarlo proprio. Perché non mi ricordo se qui c'è un passaggio in fondo o no, no. Pare di no, eh. C'è nulla. Wow! No, la bomba! Vabbè. E vaffa. Sto morendo lentamente. Dai, però, Samus. Cazzo, vabbè, muoio io a sto punto, tanto ormai. No, a parte si fa che torna indietro. Che idiota che sono! Perché devo andare a rischiare io lì di morire quando posso tranquillamente tornare indietro? Magari anche recuperando salute, che è la cosa principale ora da recuperare. Invece di far recuperare le bombe. Notte. È proprio già passato al muro, oddio! Oddio! Aiuto! No, a questo punto davvero preferisco morire e vaffanculo. Affanculo, vado a fare di nuovo tutto il pezzo, vado, me la rischio, non mi interessa. Ah no, c'è da andare in fu. Dove sono io, scusate? Là. No, no, non mi interessa, me la vado a rischiare. Cazzo, se lo rifaccio il salto al muro. Mi dispiace, ma preferisco di gran lunga evitare. Non mi interessa. Porca troia. A questo punto muoio, tanto. Dai, ancora vivo quello lì. L'ho fatta. 30 di salute, eh. Tra l'altro, mi sa che i primi 5 minuti li ho saltati. Ma se muoio no, eh. Non mi ricordo nemmeno dove ho salvato.
Allora, c'erano loro che non devono rompere le scatole. Ah! Poi era destino, dovevo morire. Cioè, poco da fare. Era proprio destino. E sì. Carica, non mi ricordo in che punto esatto siamo, ma parecchio lontano, mi sa. Ma parecchio lontano. Abbiamo ammazzato poi il boss. No, dove cavolo sono qua, ragazzi? No, non avevo mica ammazzato il boss. No, 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 no. Qua, tranquillamente. Ah, poi avevo salvato qua, eh. Siamo sicuri? Il boss l'abbiamo ammazzato? No, col cavolo, devo riammazzare il boss. No, no, ragazzi, no. Ah, no, è qua, eh. Ah, l'ho ammazzato. Ah, meno male, mi ha preso un coccolone. Allora, qua andiamo a vedere cos'è che c'era. Non guardo nemmeno io se c'era, quindi figuratevi un po'. Ah, sì. Pensamento di missili. Tra l'altro ve l'ho detto, non mi ricordo nemmeno quanto, perché avevo iniziato ad ammazzare il boss, però era tipo era avevo già iniziato, cioè non avevo messo il tempo, quindi arrivo a 20 minuti precisi e stacco, quindi scusate se magari l'episodio viene un pelino più lungo, però non avendo il tempo io non lo so, non lo so, non mi ricordo. Non mi ricordo, meno male che avevo salvato. Allora, ero proprio vicino al salvataggio. Allora, quindi salto, 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 salto e seleziono il coso. Poi c'era da fare la stessa cosa con questo. E qua c'erano loro, meno male che ho tre missili, ma tanto non li vado a sfruttare, quindi non mi interessa. E usciamo velocemente da questo brutto postaccio. Bene, giù non ci sono perché tanto avete visto anche voi che era inutile, quindi torniamo indietro, salviamo. E salvo qua, salvo ovviamente con l'emulatore e continuiamo ad esplorare appunto tutti quei luoghi che ci mancano da esplorare appunto con il rampino. Quindi si fa così e così. Allora, qua però qui è un bel casotto perché. Ai! Non mi dico che l'ho fatto saltare al muro. No, non ci credo mai, l'ho fatto saltare al muro. Porca miseria. Poi ci sono anche questi che danno noia, cioè. Fatto. Quindi vediamo cosa c'è qua. Un potenziamento, attenzione. La un'altra, quindi altre bombe. Bene, bene, mi fa piacere. Altre power bomb si aggiungono alla nostra collezione. Vediamo anche bene a venirci. Quindi andiamo. Ma che stiamo qui, andiamo a salvare. Sembra ovvia la cosa, cioè non vedo perché non dovrei. E stiamo procedendo bene.
Veramente bene, sono soddisfatto. Sono soddisfatto di questa. Di questo gameplay. Quindi torniamo indietro e qua abbiamo fatto quasi tutto. Sì, c'era solo da vedere cosa c'era di là e altre cose. In questa zona, appunto, con il grappling hook, se vi ricordate, non ci potevamo andare perché giustamente ci mancava il. Qui era, c'era il boss. Tra l'altro, bisogna anche andare qua, se vi ricordate bene. Qui, appunto, che sarà un po'. No, aiuto! A uno, cerchiamo di. Vediamo che cavolo c'è. C'è un energy tank là. Ah, sto stasino per un energy tank. C'è un però ci ha ricaricato tutta la salute, quindi male non fa. Oppla! Ce l'abbiamo fatta, possiamo tornare indietro. Il serbatoio era, mi sembra. Almeno nella serie di Mega Man X era chiamato. Noi almeno lo chiamavamo. Io lo chiamavo serbatoio. Serbatoio per la salute e dell'energia. Qua bisognava andare a vedere che non c'eravamo stati. Qua è più in alto. LOL. Veramente LOL. Mamma mia, salvataggio quadri. Che ne sapevo che c'era salvataggio qui, altrimenti a quest'ora. Vedete quando non esplori una stanza per bene. Quindi qua probabilmente bisognava tornare indietro. Oh cazzo. No, vabbè, speriamo oggi che ci siamo. Abbassati, abbassati. Ah, c'è questo attrezzo qua. Guarda, perché se c'è un altro almeno. Ah, là serve il rampino. Però voglio vedere qua di sotto cosa c'è intanto. Perché se qui si scende. Magari non mi vado ad ammazzare. C'è roba lì. C'è roba lì. Se non mi ammazzo. Porca puttana. Se così ricarico il salvataggio, affanculo. Allora, rampino. No, salta! Madonna, che fortuna, meno male che non sono cascato di sotto, che se no altrimenti ci rimaniamo anche secco. Ah. Uno. Due, uno, due. Porca troia però, bisogna dondolare per bene, non. Tra l'altro quanto abbiamo fatto ora di diminuzione, non è che. Ora direi di salvare appunto, anzi ve l'ho detto, arriva a 20 minuti e se. Spengo perché. No, dai, che cazzo però. Sa procedere a piccoli passi, mi sa, eh. Ma tanto piccoli, a uno, due. Uno, due. Oh, Madonna, che meno male che mi è andata bene. Allora, vediamo cosa c'è di qua. E qua ci ricollega. Ah! Sì! Voglia! Sì, qui. Che avevamo tanto esplorato. Allora, qua c'è il salvataggio, andiamo a salvare e concludo l'episodio, appunto. Quindi scusate se viene lungo poco, quindi viene lungo 19-20 minuti scarsi, però non avendo cominciato a registrare già da prima quei 5 minuti di battaglia con il boss, 5-4 minuti quelli che erano,
li ho saltati. E quindi salva anche con l'emulatore e noi ci vediamo al prossimo episodio di Super Metroid.